Il marchese di Loris sentì parlare per la prima volta di Marcel Proust. J'ai entendu beaucoup parler de lui, car on parlait beaucoup, car tout de même on parlait beaucoup de lui. Avevo sentito parlare molto di lui, perché già se ne parlava molto, certo, e non tanto per quello che aveva scritto, ma per la sua vita. Era una vedette, si direbbe oggi. Incontrai Proust le prime volte in questo o quel salotto, a un pranzo, mi pare di ricordare. Sulle prime, colpiva enormemente per la sua fisionomia, per il suo aspetto. Non ho mai dimenticato lo straordinario pallore del suo viso, sotto i capelli nerissimi. Non me lo posso dimenticare. La sua conversazione era sorprendente. Proust voleva soprattutto evitare di sbalordire, di meravigliare l'interlocutore. Assolutamente. Parlava alla gente di quello che credeva l'interessasse, di modo che si sarebbe perfino impegnato in una conversazione sportiva se il suo interlocutore fosse stato uno sportivo, per quanto egli non sapesse assolutamente nulla di sport. A volte, naturalmente, c'erano anche delle persone che lo interessavano abbastanza, ma non si poteva prevedere chi fossero. C'era della gente che gli piaceva e si capiva bene il perché. Egli, invece, si stupiva di piacere loro. Marcel Proust frequentò anche la casa del duca di Gramont a Valière. È proprio qui, in questa sala a Valière, che Marcel Proust è venuto a pranzo un giorno del luglio 1904. Arrivò in cravatta bianca in mezzo a gente che andava a fare canottaggio sul lago o a giocare a tennis, per cui si sentì piuttosto a disagio. Mio padre, che non sapeva chi fosse, gli tese l'album degli invitati perché firmasse e gli disse la famosa frase: niente pensieri, signor Proust, solo la firma. Quando sono arrivato a Valière, il duca di Gramont mi ha fatto firmare sul registro sul quale avevano firmato gli altri invitati di quella sera. E io stavo per mettere la mia firma sotto un piccolo chevreux quando il duca di Gramont, che il mio atteggiamento un po' confuso, unito al fatto che sapeva che ero scrittore, riempiva di inquietudine, mi rivolse con un tono implorante ed energico insieme queste parole lapidarie: il suo nome, signor Proust, ma niente pensieri. Il desiderio di avere il nome e il timore di avere il pensiero. Sarebbe stato più giusto se fossi stato io ad averlo ospite a pranzo e gli avessi chiesto: il suo nome, signor duca, ma niente pensieri. Nell'ottobre del 1914 ero a Londra. Una sera cenavo al Savoy con Antoine Bibesco, grande amico di Proust, e con un altro suo amico. Naturalmente si misero a parlare di lui, di Swann, che io non avevo ancora letto, in modo tale, un personaggio misterioso, un'opera senza possibili confronti, che ne fui immediatamente attratto. Mi precipitai sul libro e lo lessi anch'io. Rimasi sconvolto. Fu un colpo di fulmine, come si suol dire. Come se avessi incontrato Flaubert, come se quella che avevo davanti agli occhi fosse stata una nuova educazione sentimentale. Non fu Paul Morin a cercare Proust, fu Proust che inaspettatamente andò da lui. Sì, non avevo fatto a tempo a dire a quegli amici che Proust, secondo me, era un grande scrittore, come Flaubert, che al mio primo permesso a Parigi venne lui da me a mezzanotte. Mi sono trovato davanti alla porta del piccolo pianterreno in cui abitavo, in via Galileo. Era il 3 agosto del 1915, un signore in pelliccia, con un viso molto pallido, una barba che spuntava come la muffa sul formaggio, intorno al mento, dei grandi occhi molto segnati, dei folti capelli neri, dei denti magnifici e una voce molto dolce, molto insinuante, ma nello stesso tempo molto autoritaria. Avevo davanti a me un personaggio del 1905. In testa un cappello grigio, una pelliccia con un vecchio collo di lontra tutto sciupato, una cravatta che non si adattava al collo, il collo che non era della misura della camicia, una camicia un po' vistosa di quelle che si usavano a quell'epoca. Era sempre in lotta con questa camicia che si apriva sotto la cravatta. La cravatta andava più su del collo e i polsini erano rovesciati.
Portava il bastone, un bastone da teatro come usava in quell'epoca di legno da murette e degli scarpini con la fibbia. Vestiva esattamente alla moda del 1905, anno in cui si era messo a letto per non alzarsi più che rare volte. Epoca alla quale il s'était couché per non più se relever qu'une o due fois de temps en temps. Si dice che fosse estremamente difficile varcare la soglia della camera di Marcel Proust. C'era tutto un cerimoniale per entrare nella camera di Marcel. In anticamera si era fermati da Celeste, la domestica. Mi chiedeva: signore Jean, non ha mica incontrato una signora che avrebbe potuto toccare un fiore? Marcel, infatti, viveva in una nuvola di polvere antiasmatica per paura delle crisi di soffocazione e temeva persino che gli si avvicinasse una persona che avesse incontrato una persona che avesse annusato un fiore. Si entrava in una vera nube di polvere antiasmatica. Stava coricato, completamente vestito, sul suo letto. Il letto era circondato da una specie di gabbia di sughero che lo proteggeva contro i rumori esterni. Portava dei guanti bianchi per evitare di mangiarsi le unghie. Assomigliava, con la sua barba lunga, a Carnot morto o a Rum el Rashid o al Capitano Nemo, e effettivamente la sua camera assomigliava abbastanza al Nautilus. Quando non aveva la barba, assomigliava anche al famoso ritratto che gli fece Jacques-Émile Blanche, dove egli sembrava un po' un uovo di Pasqua. La sera ascoltavamo qualche brano del suo libro, ma era estremamente difficile capire, perché leggeva ridendo, soffocando il riso sotto la barba e sotto la mano guantata, e interrompeva la lettura dicendo: è idiota, è idiota. E ci spiegava che un certo gesto non si sarebbe potuto capire che nel 15° volume, troppo sotto la pila per trovarlo. La lettura finiva in una gran confusione generale. L'asma non gli impediva di uscire? Sì, usciva. Andava qualche volta molto di rado fra la gente. Si tagliava i capelli da solo, con le forbici da unghie a piccoli tagli. Andava qualche volta a far visita in piena notte a Madame de Chevigné, che diceva: Marcel viene a qualunque ora con delle macchinette in tasca. Si sbagliava. Erano delle bottigliette. Aveva sempre delle bottiglie di acqua di Vichy in tasca. Sembrava che arrivasse un ostetrico. Una volta andò ai balletti russi. Ci andò una sera nel palco di Misia Sert. Era un palco eccezionale perché c'erano Renoir, Auguste Rodin e Proust. Si fecero tali e tanti complimenti prima di sedersi che finirono per accomodarsi quando calava il sipario, e così non riuscirono a vedere la Première di Denfond. Con Marcel si doveva sempre seguire un cerimoniale complicatissimo. Era estremamente suscettibile. Viveva in un'atmosfera di tali ipersensibilità che effettivamente si poteva offenderlo senza rendersene minimamente conto. Molto spesso andava al ristorante La Rue, poi mi scriveva 15 pagine. Caro Jean, sono dalla Rue e tu hai fatto finta di non vedermi. Io naturalmente non l'avevo visto affatto.